Sono circa le 23 di sabato 14 agosto, quando arriva una chiamata al numero d'emergenza. Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma. Al telefono una ragazzina di 15 anni che ha appena ucciso la sua mamma, Manu, 43 anni, sferrandole una coltellata alla schiena. Siamo a Treviglio, a una manciata di chilometri da Bergamo. Qui, in questo appartamento alle mie spalle, sabato sera un normale diverbio tra una mamma e una figlia adolescente si è trasformato in tragedia. A inizio verso le 22 di una torrida serata estiva. Mamma e figlia, che vivono da sole nel centro storico di Treviglio, sono a casa in cucina. Discutono animatamente. La donna rimprovera la quindicenne per aver sbagliato a montare un mobile. Una discussione banale, come tante. Improvvisamente la lite degenera. La quindicenne afferra un coltello da cucina e colpisce la mamma alla schiena. Un solo fendente, fatale. La donna s'accascia a terra. Per lei non c'è nulla da fare. La ragazzina resta lì, immobile, con il coltello fra le mani, alza il telefono, chiama i carabinieri, disperata, chiede aiuto, confessa il gesto. Immediatamente arrivano i soccorsi, che si trovano davanti a una scena straziante. Manu, 43enne, ragazza madre, è a terra esamine, sua figlia vicino a lei, in evidente stato di shock. La 15enne, sentita tutta la notte dai carabinieri con il supporto di un esperto, continua a ripetere che con quel coltello volesse solo spaventare la mamma e non colpirla. Ieri è stata trasferita in una comunità protetta, come disposto dalla procura dei minorenni di Brescia. Il corpo della donna, invece, è stato portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. Professor Crepè, buonasera e benvenuta all'Estate in diretta. Allora, è sempre difficile commentare delle tragedie come questa. Che cosa può essere successo? Come può una banale lite trasformarsi in una tragedia di questa portata? Ma normalmente queste sono le gocce che fanno traboccare un vaso. Cioè, non mettiamoci in testa cose strane tipo raptus, cioè, che vorrebbe dire che non c'è stato niente fino all'altro giorno e poi improvvisamente si arriva a un gesto efferato, perché poi a 15 anni capisci bene la differenza che c'è una coltellata in cuore, una piuttosto che una gamba. In qualche modo sapeva che cosa stava facendo, poi saranno i psicologi, i psichiatri che parleranno con questa ragazza, si scoprirà che i rapporti tra lei e sua madre non erano idilliaci, perché poi sa, la gente, i vicini dicono sempre delle cose molto educate, dentro la famiglia formata poi da due persone, non ci sono testimoni, quindi nessuno sa che cos'era la qualità della vita o la non qualità della vita all'interno della famiglia. Quindi noi dobbiamo partire dall'idea che niente è senza motivo, perché se no dovremmo ammettere che è una cosa terribile che non voglio nemmeno dire, cioè che un ragazzo, una ragazza a 15 anni possono commettere un omicidio in maniera così efferata. Ci voglio nemmeno pensare, perché non mi è mai capitato e non credo che sia all'interno del vocabolario della psicologia umana. Tra pochissimo sentiremo, come dice lei, anche le testimonianze dei vicini di casa, però comunque sempre persone che erano fuori dalla famiglia dello zio, che adesso avrà di fatto affidata questa ragazza di 15 anni. Prima Caterina Barbello, cosa sappiamo davvero dei rapporti tra mamma e figlia all'interno di questa famiglia? In che contesto siamo anche? Caterina. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, in un contesto di una famiglia normale, una ragazza che si è trovata a crescere, una figlia da sola, perché una ragazza madre, che lavorava, una grande lavoratrice, mi è stato detto che faceva anche dei lavorini extra per poter garantire alla figlia tutto il necessario, la figlia studentessa. Qui si parla di rapporti normali, in tanti l'hanno vista addirittura ancora sabato sera, poco prima della tragedia, sorridenti. I vicini di casa parlano effettivamente di qualche diverbio, qualche
qualche lite, ma cose normali che succedono normalmente in una famiglia tra una mamma e una figlia adolescente. Va anche detto che adesso lo vedete alle mie spalle, il cortiletto dove viveva appunto Manu con la figlia è un cortiletto dove abitano 6 famiglie, piccolino, quindi ovviamente qualsiasi tipo di diverbio, di litigio veniva assolutamente sentito e ascoltato, e qui parlano di cose normali. Poi ovviamente, come diceva il professor Crepè, dentro la famiglia c'erano loro, però qui nessuno, sono il paese attonito, nessuno si attendeva o poteva pensare che potesse, certo, succedere una cosa del genere. Era una famiglia normale. Ci hai fatto mamma... vedere anche, Caterina, questo cortile, all'interno di un cortile, in teoria poche famiglie, sì, se non, sì, ecco, tutti sanno tutto, tutti ascoltano tutto. Dicevamo, cosa accade adesso? Accade che il fratello di Manu, come appunto si chiamava questa signora, lo zio della quindicenne, di fatto dovrà pensare il più possibile a questa ragazza. Tu lo hai incontrato, sentiamo quello che ci ha raccontato, sentiamo. Una ragazza molto forte, che ha sempre combattuto per questa figlia essendo una ragazza madre. E purtroppo il destino ha portato questo. Avete già sentito altra nipote? No, ancora devo andare ancora ai carabinieri, che non mi hanno dato ancora l'opportunità di parlare. I rapporti tra Manu e la ragazzina erano sereni? Sì, per quello che so io sì. E poi in casa loro le cose magari erano diverse, da quello che sappiamo noi era tutto tranquillo. Tu quando è che l'hai vista l'ultima volta tua sorella? 15 giorni fa, che io ero al mare anche ieri quando è successo. Niente, non ci sono tante parole da dire. Solo un silenzio. Solo silenzio, adesso dobbiamo pensare a mia nipote, che non dobbiamo perdere anche lei. Professore, ha sentito le parole, questo era lo zio della ragazza. Qual è la cosa più importante adesso per lei? Che tra l'altro credo si sia accorta subito dell'enormità del gesto, ha chiamato i carabinieri, ha chiesto aiuto dicendo ho fatto un gesto estremo. Credo che non bisogna avere fretta. La famiglia dello zio c'è, quindi l'opportunità c'è. Io fossi nei giudici non avrei una gran fretta e forse lascerei questa ragazza in un luogo dove professionisti possono parlare con lei e metterla a suo agio, perché adesso sono ore molto molto difficili da tutti i punti di vista, quindi bisogna anche che ci sia sempre costantemente qualcuno vicino, qualcuno possibilmente di competente, perché non lo so, io non faccio lo psichiatra, non faccio il mago, però bisogna poter prevedere scenari molto diversi, credo che non debba essere altro. Caterina Barbello, dov'è ora la ragazza? Diceva il professor Crepè, ci vuole assolutamente attenzione in questi momenti, calma. Bisogna che sia seguita molto, probabilmente sono le ore in cui davvero si sta rendendo conto del gesto che ha fatto, come ricordava prima Roberta, subito dopo quella coltellata data dritta al cuore alla mamma, ha chiamato i carabinieri per dire ho fatto del male a mamma, adesso probabilmente si starà rendendo conto di tutto. Caterina. Esattamente così, infatti dopo essere stata interrogata era evidentemente in stato di shock, ha raccontato qualcosa, continua a dire che lei voleva solo spaventare la madre e poi non sa come, il resto di quello che è successo non riesce a ricordarlo, comunque al momento si trova in una comunità protetta, tra l'altro non qui della zona ma abbastanza lontano da qui, non hanno voluto ovviamente rivelare dove si trova, questo è quanto ha disposto il Tribunale Minore di Brescia che si occupa anche di questo territorio della Bergamasca, e in queste ore, come diceva il professore, è seguita da psicologi, da assistenti sociali e in attesa di capire appunto che cosa succederà. Tanto nelle prossime ore anche attesa l'autopsia per capire Manu come è morta. Comunque è un solo fendente che molto probabilmente, da quello che mi hanno detto anche i carabinieri, deve aver preso il cuore tramite la schiena, passando attraverso appunto le scapole e le coste. E allora grazie, vogliamo però ascoltare le testimonianze delle persone che conoscevano la vittima e che conoscono la ragazza. Tu sei un vicino di casa, quindi lo saprai. Litigavano spesso? Litigavano, rimproveri che la mamma fa alla figlia, ma niente di che. Era le 18, 18-19, sabato sera.
Sì, in un bar con sua figlia. Serene, abbiamo riso, scherzato, abbiamo bevuto qualcosa fra noi amici. Abitava qui vicino, poi conoscevo anche sua mamma. Ma per me era sempre solare, ha sempre voglia di ridere, scherzare un po' così. Però non mi sembrava una... potesse arrivare a questo punto, non lo so cosa è successo. La signora era seduta a questo tavolino alle 6:30 qui al bar. L'ho vista con un sorriso, guardi, l'ultimo sorriso che ha fatto, penso che l'ha fatto qua. Sì, sì, la conoscevo, era nostra cliente assidua, era una ragazza molto solare, era una ragazza madre, però lei uguale con sua figlia, cioè l'ha cresciuta lei e tutto, e quindi figurati, già soltanto che sei ragazza madre, sei già una ragazza comunque coraggiosa. Allegra, proprio sono normale, poi problemi familiari, quelli... stanno in casa, non sono fuori. Ero amico, se la conosco da 15 anni, una cosa del genere, conosco un po' tutta la sua situazione, però voglio dire, è una bravissima ragazza e alla fine gli ha fatto male la persona a cui ha dato tutta la vita, ecco, basta. O non so cosa sia successo e mi dispiace. Gli ha fatto male la persona che gli aveva dato tutta la vita, questa ragazza madre che tutti descrivono in maniera solare, avete sentito al bar soltanto un'ora prima ridere e scherzare con tutti. Il professor Crepè, salutandola, lei prima ci ha colpito perché ha detto non parliamo di raptus, se accadono queste cose evidentemente prima c'è del pregresso, prima ci sono state altre situazioni, dove si possono vedere i campanelli di allarme per una situazione così grave in famiglia, una figlia che arriva a coltellare una mamma? Intanto dalla prima osservazione che l'adolescenza di oggi non è quella di 30 anni fa. Oggi è molto anticipata. Una ragazza di 15 anni è come una ragazza di 18-19 negli anni 70. Quindi ci sono aspettative nei confronti della vita, ci sono aspettative nei confronti della libertà, della voglia di avere una propria vita, anche affettiva ovviamente. Quindi questi sono tutti i motivi per cui i rapporti sono molto delicati e avvengono, torno a dire, in maniera molto precoce rispetto al passato. Quindi questa è la partenza da cui occorre iniziare un lavoro di scavo per capire bene, per accompagnare questa ragazza ad un difficile presente e difficile futuro, perché si renderà conto di essere sola, non avendo il padre, quindi tutto è molto complicato per lei, ecco perché occorre, oltre all'amore dei parenti, occorre la massima professionalità. Certo, professor Crepè, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Caterina Barbello che ci ha raccontato questa vicenda. Roberta, noi andiamo e sì. Dobbiamo tornare.